E l'Avezzano ad uscire vittorioso dal fango del De Marsi, piegato il Francavilla 3-1, e questo è un successo importante perché le concorrenti dei biancoverdi non vanno oltre il pareggio. E così l'Avezzano può cancellare l'amarezza per il pari nel recupero di Castelfidardo di domenica scorsa. Tanti problemi di formazione, specie in difesa per il Francavilla. Iervese senza Menta, lungo De Gente, out anche Romeo. E allora è 3-5-2 con Di Cecco centrale difensivo, Molenda e Di Pentima sulle due corsie, e la coppia d'attaccanti formata da Banegas e Alexic. Per Giampaolo invece stessa formazione di partenza di Castelfidardo. Deramo è ancora con la rappresentativa della LND, e allora è ancora Pollino a prendere il posto dell'esterno. Scutti confermato a sinistra in difesa, Dos Santos guida l'attacco. Campo inzuppato dalle piogge delle ultime ore, ma dopo un sopralluogo si gioca, ma con le difficoltà del caso. Il primo a farsi vedere è proprio Alexic al quinto, pescato in profondità ma chiuso in scivolata da Sbardella, che tuttavia si fa male nell'occasione e reggerà solamente altri 16 minuti. L'Avezzano al nono passa, Persi è il più lesto al limite dell'area giallorossa a calamitare il pallone ed incunearsi centralmente, subendo il fallo di Di Pentima, che interviene in scivolata in maniera improvvida. Nessun dubbio per Porcheddu di Oristano, e il cucchiaino di Cerone dagli 11 metri manda avanti i biancoverdi di Giampaolo. Al ventesimo i marsicani potrebbero calare il bis. Fiore buca l'intervento in chiusura sulla sventagliata da destra, ma Pollino tutto solo e tradito anche dal fondo fangoso non ne approfitta. Giampaolo è costretto a sostituire Sbardella, che proprio non ce la fa, inserendo Tariuk in coppia con Menna. Clamorosa l'opportunità che a metà tempo capita a Banegas, lanciato in profondità e disturbato da Menna, ma chiuso sulla conclusione da Fanti con Palumbo, che non approfitta della corta respinta. Piove sul bagnato per Iervese perché si fa male anche Palumbo, al suo posto entra Di Pinto. Cerone ci prova con un tiro cross che coglie il legno traverso, ma è il Francavilla ad essere propositivo, trovando il meritato pareggio al minuto 37. Di Pentima dalla corsia di sinistra fa partire un traversone che pesca Milizia tutto solo in area di rigore. Colpo di testa e Fanti è battuto. Pareggio giusto per quello che si è visto, ma che dura solamente 3 minuti perché alla 40esima il rilancio di Fanti, calamitato da Dos Santos. Stop pregevole servizio per Pellecchia, sinistro velenoso e su cui Fargione non è impeccabile. 2-1, Avezzano che rimette il naso avanti a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa il primo squill di Banegas, che supera Fanti ma non Menna con lob in apertura, e prima della doppia opportunità di casa, chiusa in entrambe le circostanze dalla retroguardia francavillese. Né il sinistro di Pallecchia, né il tapine di Bianciardi trova nel fondo della rete per merito di Fiore e di Pinto. Alexic ci prova con la sventola al 57esimo, su cui si distende Fanti. Giampaolo toglie Pollino e Scutti per Acatullo e Lombardo e trova il tris al minuto 65 con la ripartenza di Persia, che trova Dos Santos in profondità. Il brasiliano non si fa pregare, diagonale imparabile per il gol numero 16 in campionato, che mette il sigillo alla partita. Ancora Alexic tenta il nuovo blitz offensivo al 79esimo, botta centrale disinnescata da Fanti, poi le sostituzioni e Bisegna, uno dei nuovi innesti che ci prova a 5 dal termine col mancino, ma Fargione è attento. Al 40esimo il tentativo di San Severino, ma quando la gara ormai è in ghiaccio, Avezzano, sempre più terza forza del campionato, sfrutta i pareggi di Matelica, Vispesaro e Bastese, sale quota 47 punti, lasciando il Francavilla 8 lunghezze dietro e con la necessità di recuperare i tanti elementi che sono mancati al De Marsi. Per i biancoverdi il modo migliore per aprire la settimana che porta al derby del Gran Sasso contro l'Aquila. Enrico Giampaolo, soddisfatto immagino per questo 3-1, una gara probabilmente difficile da interpretare su questo campo, non so se sei d'accordo. Sono d'accordissimo, perché il campo non ci permetteva di esprimere le nostre caratteristiche, per cui dovevamo fare una partita diversa rispetto a come siamo abituati, e devo dire, devo fare veramente i complimenti ai ragazzi, perché hanno interpretato la partita in modo diverso, hanno capito effettivamente che bisognava giocare in un'altra maniera contro una squadra effettivamente forte, nonostante le tante assenze. Bisogna fare solo i complimenti ai ragazzi, perché sono entrati con il piglio giusto per vincere questa partita. Mister, pareggiano tutte, pareggia il Matelica, pareggia la Vis, pareggia la Vastese sotto di voi, l'unica che vince tra le prime quattro è l'Avezzano. Ma sono contento, ma questo significa che noi abbiamo un certo equilibrio, no? E questo è il decimo risultato consecutivo in questo girone qui. È normale che l'equilibrio è fondamentale. Adesso abbiamo strappato in un certo senso la classifica in alto, perché le inseguitrici penso che non hanno vinto nessuno, e questo ci deve dare morale, ci deve dare autostima, ci deve dare consapevolezza che effettivamente siamo una squadra che può ambire ai playoff. Oggi era importante vincere la partita anche per dimenticare, diciamo così, le due partite dove siamo stati secondo me sfortunati. Sono un po' deluso proprio per questo, perché
sapevamo che incontravamo una squadra forte, una squadra che gioca bene al calcio. Ero preoccupato per il campo perché volevamo fare il gioco, costruire il gioco dal basso, provare a giocare la partita come la facciamo sempre, e invece devo dire, nonostante il campo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo creato diverse occasioni da gol. Peccato che, come ci capita spesso, facciamo fatica a concretizzare e purtroppo commettiamo alcuni errori difensivi che in questo momento ci stanno condannando. Come l'hai visto Di Cecco centrale difensivo? Ma avevo un difensore soltanto, quindi l'unico che si poteva adattare in quel ruolo è Mimmo, ma credo che a prescindere, ecco, i due gol, il primo non lo voglio manco prendere in considerazione perché è stato proprio un rigore che la palla era nostra in uscita e abbiamo perso palla, abbiamo preso un rigore che benissimo, veramente potevamo evitare. Dove mi sono arrabbiato sul secondo gol, perché dopo il pareggio stavamo facendo la partita, eravamo in attacco, quindi in difensore eravamo 3 contro 1, siamo riusciti a prendere un contropiede dal rinvio del portiere e sicuramente si poteva benissimo evitare. Dispiace perché veramente abbiamo fatto un primo tempo ottimo e poi preso il terzo gol, secondo me è diventata difficile cercare di recuperare. Ecco, a proposito di questo, recuperare qualcuno diventa la mission dei prossimi giorni? Sì, sì, ma a prescindere con, ecco, gli infortuni che oramai ci conviviamo da un po' di tempo, io penso solo alla partita di oggi, il rammarico è quello, il rammarico perché secondo me il Francavilla meritava un altro risultato, però in questo momento ci dice un po' male, dobbiamo guardare al futuro. Recuperare qualcuno, sicuramente recuperiamo i due squalificati e per gli altri dobbiamo aspettare ancora. Oggi la squadra si è adattata al terreno di gioco, quindi abbiamo voluto a tutti i costi fare questa partita, sapevamo che loro avevano qualche giocatore importante oggi squalificato, infortunato, e quindi è stata una strategia quella di fare una partita col fango ma ottenere 3 punti, che questi penso che siano proprio pesantissimi in ottica playoff. Ecco, pesantissimi come il campo. Lei era presente al momento del sopralluogo con i due capitani e con l'arbitro, insomma, che cosa vi siete detti? Avezzano voleva giocarla questa partita? Sì, sì, noi a tutti i costi, loro un po' meno perché ovviamente sapevano che avevano queste defezioni e quindi hanno cercato in qualche modo di convincere il direttore di gara di non disputare la partita, ma è stato bravo a decidere di farla disputare. La provvidenza è infinita, ma la matematica ovviamente mi fa pensare che, insomma, l'Avezzano debba consolidare bene 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 questa terza piazza.